Sago, lezione del Presidente della Federazione Marco Di Paola, siamo con Luca Verga. Luca, tu che sei un addetto ai lavori, primo commento a caldo. Direi che è un commento assolutamente positivo, non mi nascondo e non mi vergogno di aver sostenuto la parte di Marco, dell'avvocato Marco Di Paola, perché ritengo sia una persona con degli spiriti innovativi, giovanile, che potrebbe portare molto all'equitazione italiana. E forse il termine equitazione è sbagliato, dovremmo parlare cavallo, perché deve comprendere anche tutte le altre discipline che non sempre sono state considerate per quello che valgono. Al di là di questo, credo che in quelli che in questo momento posso anche cominciare ad aprire o a svelare qualche piccolo segreto, i progetti che abbiamo valutato e considerato assieme per un'eventualità positiva, forse per un sogno, oggi possono realizzarsi, e questo da domani sarà un qualche cosa di tutti, dal più grande al più piccolo o dal più piccolo al più grande, senza nessuna differenza. E mi sembra di riportare un po' le sue parole in questo pensiero. Vedi un quadriennio molto positivo? Io credo di sì, perché ha scelto degli uomini, se saranno eletti, molto interessanti, principalmente da un punto di vista di capacità e di intelligenza, che sono le doti che io reputo più necessarie per uno sviluppo di un programma così difficile e complicato. Forse non ci si aspettava un divario così. Quello assolutamente sì, anch'io aspettando i numeri avevo chiesto a qualcuno perché non avevamo fatto un exit poll per vedere comparire i numeri e capire un po' le logiche del prosieguo dell'elezione, perché onestamente credevo fossero molto vicini. Cosa dovrà fare come prima cosa il Presidente una volta insediato in Fise? Dovrà, credo, dimostrare immediatamente di essere vicino alla base, che è il punto di partenza di qualsiasi cosa, e poi dare alla base quello che serve per poter iniziare a crescere e da lì sviluppare con molta semplicità gli altri settori, creando delle opportunità, non delle imposizioni, che sono un po' il limite di una lunga serie di presidenti che si sono avvicendati finora. Grazie del tuo parere, Luca, grazie mille. Prego.